No, noi discendiamo da Mariano e poi da Prospero Bernini, che sposò nella metà dell'Ottocento una mia quadrisnonna. Gian Lorenzo Bernini ha fatto Roma e Roma era fatta per lui. Bisognerà pur servirsi del Bernini, a dispetto di chi non vuole, perché non bisogna vedere le sue opere per non porre in opera. Da lì gli commissionò la Fontana dei Fiumi. A volte, quando non aveva con sé un foglio di carta, si racconta che li producesse e li riportasse direttamente sul muro, questi schizzi e questi progetti. Lui tendeva ad annullare la personalità dei suoi allievi. Con Borromini non poteva farlo, era troppo grande. E quindi cominciò questa rivalità molto importante. Tra i due nacque una grandissima amicizia. Nonostante avessero due ruoli molto diversi, Bernini era un giovane di 25 anni, ma già un grande artista. Il Papa era il Papa. Gian Lorenzo rimase tutta la notte davanti alla porta di Costanza, fino a che vide all'alba uscire il fratello Luigi. E lo inseguì per molte strade e vicoli di Roma. Al termine dell'inseguimento lo raggiunse e con una spranga gli ruppe tre costole. Ma ci sono stati altri scultori in famiglia? No. Beh, diciamo che basta avanzare.